Bene, abbiamo visto che cosa intende per forza. Forza è qualsiasi effetto o causa che alteri lo stato di moto di un oggetto. Abbiamo visto alcuni esempi di forze, la forza peso e la forza elastica. Oggi vediamo un altro tipo di forza, un'altra famiglia di forze con cui abbiamo a che fare molto spesso durante la vita di tutti i giorni, che è l'attrito. Questo tipo di interazione di forza, quindi l'attrito, si presenta in diverse forme e il suo effetto principale è quello di ostacolare il moto. Cioè una forza che tende sempre a ridurre il movimento, a impedire il movimento. Okay. Si manifesta in diverse forme, ci sono diversi tipi di attrito. Uno è quello che deriva dal contatto tra superfici diverse. Contatto o meglio scivolamento tra superfici. Questo prende il nome di attrito radente. Quando io faccio scivolare, che ne so, l'astuccio sul tavolo, lo spingo, l'attrito che si manifesta tra la superficie dell'astuccio e il tavolo si chiama attrito radente. Poi ci sono attriti legati al rotolamento, che sono attriti, che è un tipo di attrito che prende il nome di volvente, ma questo lo vedremo un po' più avanti. L'altro attrito importante è quello che incontra un corpo in moto in un fluido. Tipicamente, che ne so, il paracadutista che si lancia dall'aeroplano e cade, riesce a rallentare la sua caduta senza schiantarsi al suolo in virtù del fatto che l'aria nella quale si muove è un fluido che oppone una resistenza al moto. Questa resistenza prende il nome di attrito viscoso. In che senso l'aria è un È un fluido. fluido? Ah, i fluidi sì, sono liquidi Quindi viscosi. sono tutti quelli, lo stato di aggregazione che non ha volume o forma definita. Ok? D'accordo. Quello di cui ci occupiamo oggi è l'attrito radente. Come mi accorgo di questa forma di attrito? Beh, immaginate, questo è il suolo, di avere una cassa, un corpo di massa M, ok? E di applicare una forza a questo oggetto, di spingerlo proprio. Una forza F. Vi accorgete abbastanza facilmente che si può anche fare l'esempio, se io prendo, come so, sul tavolo, abbiamo il blocco del rotolo della carta, io lo spingo. A meno che l'intensità della forza con cui spingo non sia sufficientemente intensa, il blocco non si muove. E riesco a spingerlo solo se applico una forza sufficientemente intensa. Come il tavolo, se io mi metto con una forza troppo piccola, questo non si muove. Ok? Per muoverlo devo applicare una forza sufficientemente intensa. Quanto intensa? Sufficiente a vincere la forza di attrito radente. Come si manifesta questa forza? Beh, prego. Nello spazio non è presente l'attrito, quindi o oh, sì. Se non ho superficie a contatto oppure non ho un corpo immerso in un altro mezzo, in quel caso non c'è. La navicella che si muove nello spazio non incontra attrito viscoso, no? E né attrito radente. Okay, però un astronauta che si cammina sulla Luna, la superficie della tuta, dello stivale della tuta sulla superficie lunare incontra attrito radente. Okay? Dal punto di vista microscopico, questa resistenza al moto, immaginate di fare uno zoom della parte a contatto, abbiamo che le due superfici a contatto non sono lisce, ma sono rugose, presentano delle rugosità.
Queste rugosità producono delle microsaldature, dei punti di contatto, che si oppongono al movimento. C'è un'altra domanda? Ma questa cosa dipende anche dal discorso della gravità. Certo, tra un attimo arriviamo anche a quello. Quindi due corpi che premono uno sull'altro, è come, un po' come se si incastrassero uno sull'altro, e per vincere questo incastro devo applicare una forza sufficientemente intensa. Ok? Ciò che determina l'intensità dell'attrito è essenzialmente legato a due fattori fondamentali. Il primo è la forza con cui il nostro blocco preme sulla superficie. Prende il nome di forza premente o forza perpendicolare. In questo caso, se ho il blocco appoggiato sulla superficie del tavolo, la forza premente è uguale al peso, semplicemente. E poi dipende dal tipo di superficie. Se le superfici sono sufficientemente lisce, la forza d'attrito sarà piccola. Se sono molto rugose, molto ruvide, sarà più intensa. Ok? Prego. Ma ad esempio sul ghiaccio, che le cose tendono magari a scivolare più di In quel caso la superficie è molto liscia, inoltre c'è anche un po' di acqua tra le due superfici, questo fa da lubrificante. Ok? Se io, infatti normalmente cosa si fa per ridurre l'attrito? La cosa più semplice da fare è inserire tra le due superfici un fluido. Perché in quel caso il contatto è meno intenso, le due superfici scivolano su un cuscinetto di fluido tra di esse e quindi l'attrito è molto più piccolo. A questo servono i lubrificanti, d'accordo? Ma se non c'è il lubrificante, se le due superfici sono abbastanza rugose, l'attrito può essere anche molto intenso. E quindi, in definitiva, la relazione che determina qual è la minima forza da applicare affinché io possa superare l'attrito è data da questa relazione. La forza d'attrito, quindi la forza minima da applicare anzi, affinché il corpo si muova, è proporzionale alla forza premente, quindi qual è la forza con cui il solido preme sulla superficie, che questo simbolo indica forza perpendicolare, perché normalmente è perpendicolare alla superficie di contatto. Quindi dipende da quanto intensamente le due superfici sono premute l'una sull'altra, okay? Ed è moltiplicata per un coefficiente, questa è una mi greca, si legge mi, e prende il nome di coefficiente d'attrito. È un numero puro perché moltiplica una forza per ottenere una forza. Quindi è un coefficiente che non altera la natura del risultato. Quindi ho Newton a sinistra, Newton a destra, questo μ è un rapporto tra forze e quindi è un numero senza unità di misura. Mi tecnicamente lo misuro come la forza d'attrito fratto la forza premente. Quindi un newton fratto newton non ha unità di misura, è un numero puro. Ok, newton fratto newton, newton si semplificano. D'accordo? Ok? Ci sono domande? All'interno di questo tipo di attrito, cioè l'attrito che si incontra quando una superficie scivola su un'altra, si possono avere due situazioni. Il coefficiente d'attrito, mi, stiamo parlando di attrito radente, si manifesta in due modi diversi. Parlo di attrito statico. Quando le due superfici sono inizialmente ferme. Mi spiego meglio. Immaginate di prendere la sedia appoggiata sul pavimento. Okay. Tra la superficie
del piede della sedia e il pavimento, a causa della rugosità, della rugosità microscopica della superficie, si formano questi incastri. Okay? Per spostare la sedia devo applicare una forza sufficientemente intensa. Okay? La forza che devo applicare per mettere in moto la sedia prende il nome di forza di attrito statico. Vi sarà capitato anche a voi qualche volta, se dovete spostare qualcosa di molto pesante, è più difficile, cioè devo applicare una forza maggiore per iniziare a muovere l'oggetto rispetto a quella che devo applicare quando l'oggetto si muove già. Quindi la forza necessaria a vincere l'attrito se il corpo parte da fermo prende il nome di attrito statico e ha un simbolo che è la mi con s che sta per statico, questa è una s. Invece la forza che devono applicare per mantenere un corpo una volta che si muove già prende il nome di attrito dinamico. Fatemi scrivere un poco meglio, scusate. E prende il nome di mu di. Normalmente l'attrito statico è più grande di quello dinamico, cioè la forza necessaria a mettere in moto l'oggetto è maggiore di quella che mi serve per mantenerlo in movimento una volta che si muove già. C'era una domanda? L'attrito? L'attrito statico, Sì. che lettere sono mi e poi? Mi S e mi D. Fammi scrivere meglio perché ahimè non sempre riesco a scrivere in modo che si capisca. D'accordo? Se andiamo, facciamo riferimento a, c'è una tabella sul testo, non si riesco a mostrarvela, eccola. Trovate la tabella a pagina, adesso non la vedo più, un istante solo. Ecco, pagina 115, vedete la differenza tra i due coefficienti d'attrito. Per esempio, nel caso di acciaio su ghiaccio, il coefficiente di attrito statico è 0,1, quello dinamico è 0,05. Ok? 20 volte più piccolo. Vedete che normalmente la colonna a sinistra è più grande di quella a destra. Quindi per spostare un oggetto, per metterlo in moto, devo applicare una forza più grande di quella che mi serve per mantenerlo in moto una volta che in moto c'è già. D'accordo? Facciamo un esempio. Immaginate di avere un blocco, una scatola, una cassa, per esempio, che abbia un peso di, che ne so, 30 newton. Quindi in questo caso la forza appoggiata sul pavimento orizzontale. Quindi in questo caso questa è la forza peso, in questo caso la forza premente è uguale al peso, perché la superficie della cassa a contatto col pavimento preme sul pavimento stesso con una forza pari al suo peso. Ok? E immaginate di riuscire a mettere in moto la cassa applicando una forza di, che ne so, 10 newton. Facciamo un conto tondo. Ok? Quindi questa è la forza minima necessaria a metterla in moto, quindi questa è la forza d'attrito. La massima forza con cui l'attrito riesce a ostacolare il moto. Di conseguenza, dato che la forza d'attrito vale il coefficiente di attrito statico per la forza premente, possiamo dedurre che il coefficiente di attrito statico tra queste due superfici, quella della cassa e quella del pavimento, sarà dato dal rapporto tra la forza d'attrito, quindi la forza minima necessaria a metterla in moto la cassa, diviso la forza premente, che è il peso. Quindi ho 10 newton diviso, cos'era, 30 newton. Quindi il rapporto è un terzo,
o se preferite 0,3 periodico. Ok? Attenzione, se cambio oggetto, se metto un oggetto che abbia la stessa forza premente, quindi lo stesso peso, ma abbia una superficie diversa, il coefficiente può cambiare. Non è detto che sia lo stesso. Questo tipo di coefficiente, questo coefficiente di attrito statico, dipende dal tipo di superficie. Ok? Quindi se prendo qualcosa che è più liscio, avrà lo stesso, magari lo stesso peso, ma ha un coefficiente d'attrito più basso. Quindi più è ruvida la Più è superficie, ruvida, più più è aumenta il grande il peso. coefficiente, esattamente. Ok? Mentre una volta che, questo se parto da fermo, una volta che la cassa è già in moto, cioè già si sta muovendo, la forza minima necessaria a tenere in movimento, mettete che sia 8 newton, okay? Mi basta di meno per tenerlo in movimento. In quel caso, allora significa che la forza minima necessaria a tenerlo in movimento sarà l'attrito stavolta dinamico per la forza premente, che è sempre il peso. A questo punto posso calcolare il coefficiente d'attrito dinamico, che sarà la forza che devo esercitare per tenere, minima forza che devo esercitare per tenerlo in moto, diviso la forza premente, quindi ho 8 newton diviso, mi sembra che erano 30 newton, e quindi ho un coefficiente d'attrito dinamico, se trovo la mia calcolatrice, mi sarà 8 diviso 30, che sarà un po' più piccolo di 0,3, 0,26 periodico, ok, che è minore del coefficiente di attrito statico. D'accordo? La stessa ragione, per esempio, fatemi fare un altro esempio, cosa possiamo usare? Allora, possiamo dire anche questo. Ecco, immaginate di avere qui il cancellino, ok? Se io prendo il cancellino e lo lascio cadere, questo si muove verticalmente sotto l'effetto della forza peso. Se io lo appoggio al muro e premo anche poco sul muro, okay? Il cancellino rimane fermo. Per quale ragione? Qui attenzione, la forza peso non è più quella premente. La forza premente, la forza con cui il cancelletto schiaccia sulla superficie del muro, è quella che io esercito perpendicolarmente alla superficie stessa. Quindi, se la superficie è abbastanza rugosa, quindi se l'attrito è sufficientemente alto, mi basta una piccola forza per mantenerlo fermo. Se invece io allento il dito, che batto una forza più piccola, questo comincia a scivolare verso il basso. E l'attrito non è più sufficiente a bilanciare il peso. Okay. Quindi attenzione, non è sempre detto che la forza premente sia il peso, dipende da come è orientata la Ma in superficie. questo caso il peso sempre influisce Sì, influisce perché? Perché se l'attrito non è sufficiente a tenerlo fermo, il peso vince sull'attrito e lo fa cadere verticalmente. Ok? Quindi mi fanno segno che sta per suonare, quindi per oggi ci fermiamo qua. Ci sono domande? No, ok. Continueremo la prossima lezione.